Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di History Teller su History Teller Radio. Quest'oggi parliamo di una figura importante. È stata una figura fondamentale nella lotta alla mafia. Siamo sempre nei 57 giorni come spazio temporale trasposto verso il futuro, ma ancora ancorato al passato. Siamo ancora in quei 57 giorni tra la strage di Capaci e l'attentato di Via D'Amelio. Ed è in questi 57 giorni che si gioca tutto. E in questi nostri 57 giorni approfondiremo tutti gli aspetti che hanno portato alla nascita del pool antimafia, al suo sviluppo, alla sua opera, il super processo di Palermo che abbiamo già visto, la beffa della cattura di Riina fatta non si sa bene come, il processo a Riina nel quale lui, di fronte alle accuse di Tommaso Buscetta, sorride, e quando Tommaso Buscetta gli dice che ormai la mafia è finita, lui fa una smorfia come per dire: ma che minchia sta recendo? La mafia è ancora una realtà. Come dice in un film abbastanza recente di Piff, la mafia uccide preferibilmente solo d'estate. È il periodo nel quale si possono tranquillamente sviluppare piani, intessere trame, ordire sabotaggi. Tra cosca e cosca, tra la mafia e lo Stato. Perché benché si possa dire tutto e il contrario di tutto, esiste ancora un legame tra Stato e mafia e non si riesce a spezzare, né per volontà dell'una parte, né per volontà dell'altra parte. Ma ci sono 60 milioni di cittadini onesti che reclamano giustizia, che reclamano la verità. Quest'oggi parliamo di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Generale Dalla Chiesa, perché un giovane decide di diventare ufficiale dei carabinieri? Certamente perché crede e perché ha bisogno di continuare a credere. Ma che qualità deve avere un ragazzo che intende entrare in quest'arma? Certamente deve avere anche una carica di contenuti tale da affrontare sacrifici e rinunzie con la consapevolezza che tutto viene proiettato nella difesa dello Stato, delle istituzioni e di quella stessa collettività da cui lui proviene. C'è qualche altro mestiere che le sarebbe piaciuto fare? Beh, se è necessario rispondere, da piccolo il tranviere, poi mia madre, e forse, anzi senza forse, sbagliava. Riteneva che dovessi intraprendere la carriera diplomatica. Qualcun altro invece mi suggeriva di fare il direttore d'orchestra. Lei si è mai proposto qualche esempio, qualche modello? Preso dalla storia, dalla vita, non so. Beh, insomma, certamente se dovessimo prendergli dalla storia, avrei dovuto propormi certamente degli esempi, ma mi sarebbe sembrato di recitare. E il mio temperamento non lo concede. Li posso aver tratti dalla vita e questi sono i miei maestri di tutti i giorni, quelli ai quali attingo più volentieri. Beh, E chi sono questi suoi maestri quotidiani? tanto quelli che ho avuto nella mia giovane carriera e ai quali ho guardato veramente con rispetto, con stima e
pendendo dalla loro esperienza, dalla loro vita vissuta. Quali sono i fatti che hanno contato di più nella sua vita? Almeno un paio. Sotto il profilo militare, quando ufficiale dell'arma, nel contesto della resistenza, mi trovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Sotto il profilo umano, l'incontro con mia moglie. E suo padre è una figura che per lei ha significato qualcosa? Certamente, è compreso tra i maestri ai quali mi sono ispirato. Lei è religioso? Sì, credo in Dio, nell'immenso, anche se su questa terra, forse perché siamo piccini, qualche volta diventa difficile. È praticante? Anche, nei limiti che posso. Ci sono stati dei momenti nei quali ha avuto paura? Sì, ci sono stati e forse più frequenti di quanto non si pensi. E cioè quando ho dovuto impiegare dei collaboratori che sapevo che andavano a rischiare la vita. Quando poi sono in ufficio e giunge il suono del telefono, allora guardo il Cristo, perché non so mai che cosa può arrivare. Carlo Alberto Dalla Chiesa nasce a Saluzzo, in provincia di Cuneo, il 27 settembre del 1920. Diviene ufficiale di complemento di fanteria nel 1942 e allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale entra nell'Arma dei Carabinieri. Il suo primo incarico lo vede comandare la tenenza di San Benedetto del Tronto, dove rimane circa un anno, sino alla caduta del fascismo. A causa del suo rifiuto a collaborare nella caccia ai partigiani, viene inserito nella lista nera dai nazisti, ma riesce a fuggire prima che le SS riescano a catturarlo. Dopo l'armistizio, entra nella Resistenza, operando in clandestinità nelle Marche, dove organizza i gruppi per fronteggiare i tedeschi. Finita la guerra, con il grado di capitano e laureatosi a Bari in giurisprudenza e scienze politiche, nel 1946 sposa a Firenze Dora Fabbo, che gli darà tre figli, Rita, Nando e Simona. Sulla base delle importanti esperienze acquisite nel campo della lotta alla criminalità, nel 1949 viene inviato, per sua esplicita richiesta, in Sicilia, dove entra a far parte delle forze repressione e banditismo, ove si trova a fronteggiare la mafia e criminali, come il famigerato bandito Salvatore Giuliano. Qui il capitano della Chiesa comanda il gruppo Squadriglia di Corleone e porta a termine indagini di grande delicatezza, come quella dell'uccisione del sindacalista socialista Placido Rizzotto, meritando così per la sua attività una medaglia d'argento al valor militare. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi e di sempre, anche in congedo, anche se non esistono più. Dal 52 al 1966 riveste vari incarichi di comando tra la Lombardia, il Piemonte ed il Lazio, ritornando nel 1966 e fino al 1973 in Sicilia con il grado di colonnello al comando della Legione Carabinieri di Palermo. Qui avvia particolari indagini per contrastare Cosa Nostra. Il risultato di queste indagini, portate avanti con metodologie innovative, è il dossier dei 114, nel quale si fanno per la prima volta i nomi di Gerlando Alberti e Tommaso Buscetta come elementi centrali di molti eventi criminosi, oltre che quelli di Luciano Liggio e Michele Greco. E mentre riesce a delineare una mappa precisa del potere delle famiglie mafiose sul territorio siciliano, il colonnello inizia anche ad investigare sulle presunte relazioni fra mafia e politica.
Nel 1973 dalla Chiesa è promosso al grado di generale di brigata e trasferito a Torino, dove comanda la regione militare del Nord-Ovest, che opera su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Proprio in quegli anni ha inizio la tragica stagione del terrorismo, che culminerà con l'assassinio di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse nel maggio del 78. Il governo, che già nel 1977 lo aveva messo a capo del coordinamento del servizio di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena, gli affida poteri speciali e lo nomina coordinatore delle forze di polizia e degli agenti informativi per la lotta al terrorismo. Sorta di reparto operativo speciale alle dirette dipendenze del ministro dell'interno, creato proprio per contrastare quel fenomeno divenuto sempre più allarmante per la stabilità del paese. Nel 1979 viene trasferito nuovamente a Milano, ove, nonostante la recente perdita dell'amata moglie Dora, prosegue il suo impegno nella lotta alle BR e alle altre organizzazioni terroristiche che verranno così smantellate, fino alla individuazione e all'arresto degli esecutori materiali degli omicidi di Aldo Moro e della sua scorta, oltre che di centinaia di fiancheggiatori. Alla fine del 1981 diviene vicecomandante generale dell'arma, massimo grado allora rivestito da un ufficiale dei carabinieri. Nel maggio dell'82, a seguito dell'omicidio per mano mafiosa del deputato del PC Pio La Torre, il generale viene inviato in Sicilia come prefetto di Palermo per contrastare l'insorgere dell'emergenza mafia. Nonostante il palese fastidio delle istituzioni locali e la carenza di sostegno da parte del governo, come ebbe egli stesso più volte a lamentare, comincia ad ottenere i primi successi investigativi. Nel giugno del 1982 riesce a sviluppare, come già aveva fatto in passato, una sorta di mappa dei boss della nuova mafia, che chiama Rapporto dei 162, ed inizia una lunga serie di arresti e di indagini in collaborazione con le forze dell'ordine, che hanno come obiettivo quello di appurare eventuali collusioni tra politica e Cosa Nostra. Nello stesso tempo avvia un'opera di sensibilizzazione della cittadinanza, a partire dagli incontri con gli studenti e gli operai dei cantieri navali, per diffondere una nuova cultura della legalità e promuovere un clima di fiducia nello Stato. Generale, ma tu a Palermo che ci sei venuto a fare? La rivoluzione? No. E allora che cosa? A far funzionare lo Stato. E questa non è rivoluzione. Ma la sua azione viene tragicamente interrotta dai colpi della mafia. La sera del 3 settembre del 1982, in via Isidoro Carini a Palermo, la A112 bianca, sulla quale viaggia il prefetto, guidata dalla moglie Emanuela Setti Carraro, sposata solo poche settimane prima, viene affiancata da una BMW e da una moto di grossa cilindrata, da cui vengono esplose raffiche di Kalashnikov AK-47, che uccidono il generale prefetto e la giovane moglie, e feriscono a morte l'agente Domenico Russo, che li segue con l'auto di servizio. Carlo Alberto Dalla Chiesa viene insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria, con queste parole. Già strenuo combattente, quale altissimo ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, della criminalità organizzata, assumeva anche l'incarico, come prefetto della Repubblica, di respingere la sfida lanciata allo Stato Democratico dalle organizzazioni mafiose, costituenti una gravissima minaccia per il Paese, barbaramente trucidato in un vile e proditorio agguato, tesogli con efferata ferocia, sublimava con il proprio sacrificio una vita dedicata, con eccelso senso del dovere, al servizio delle istituzioni, vittima dell'odio implacabile e della violenza di quanti voleva combattere. Carlo Alberto Dalla Chiesa nasce da Romano Dalla Chiesa e da Maria Laura Bergonzi. Entra nel 1941 nel Regio Esercito, frequenta la scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto e in seguito presta servizio in fanteria come sottotenente nel 120° Reggimento Brigata Emilia. Partecipa per 10 mesi all'occupazione del Montenegro, per la quale riceve 2 croci di guerra al valore. Nel 1942 transita nei Reali Carabinieri, dove peraltro già prestava servizio il fratello Romo.